150 vini per l'Unità d'Italia, stiamo cercando 150 case history che raccontano certamente prima il territorio e poi attraverso l'etichetta la storia di uomini e persone. Come le sembra questa nostra iniziativa di contributo al racconto dell'Italia? Mi sembra un'idea bellissima e sarà difficile contenere 150 perché l'Italia ha così tante realtà interessanti che sono molte di più, ma complimenti, è stata veramente un'idea molto interessante. La vite e il suo prodotto naturale, il vino, sono di fatto la sintesi perfetta dell'Unità d'Italia. In ogni regione c'è una viticoltura, ci sono delle qualità di vino, delle tipicità che sono espressione di un territorio e si identificano con un territorio. Accanto a queste abbiamo tante regioni, tante tradizioni, tante esperienze che ci consentono veramente di giocare su ogni mercato e su ogni segmento di mercato. Questa è la nostra ricchezza e questa è la nostra fortuna. Il vino come il dialetto dà il senso del luogo, il vino veneto ha la cadenza veneta, il vino marchigiano ha la cadenza marchigiana, quindi c'è un nesso straordinario e c'è una cultura dell'agricoltura che è legata non solo alla produzione e alla capacità di migliorare la qualità del vino, ma proprio al collegare quel sapore di vino allo spirito di quei luoghi. Un'altra cosa importante, Ministro, è relativo al messaggio di cui è portatore naturale, ha detto lei, il vino. Un concetto di Unità d'Italia nei fatti, già esistente. Gli imprenditori in fondo raccontano il paese al meglio in questo senso. Ma guardi, lei vada in giro per l'Italia, incontrerà uno straordinario Nero d'Avola in Sicilia, incontrerà uno straordinario Amarone in Veneto, incontrerà la specificità di un prodotto che nella sua diversità esalta l'unità del nostro paese e quindi è un messaggio che unisce l'Italia, tante regioni e forse una sola ragione, che è quella di sentirci tutti italiani e promuovere la nostra italianità. Ma io penso che voi abbiate fatto benissimo e spero che questa iniziativa non finisca quest'anno, nel senso che 150 anni d'Italia non si devono ricordare solamente nel 2011, ma spero che gli italiani si siano svegliati, si siano ritrovati di nuovo uniti, perché siamo una grande nazione con una grande cultura, una grande storia, fortemente competitiva. Io ci credo fortemente da sarda, ma soprattutto da italiana, che noi non abbiamo niente da invidiare dagli altri, ma questi 150 anni d'Italia spero ce li ricorderemo e sicuramente noi brindiamo col vino, italiano, e lo faremo ancora negli anni. Io lo posso dire da vera italiana e da vera sarda. È un progetto ambiziosissimo, richiede tanta ricerca. Fare 150 vini di grande qualità non è per niente facile. L'Italia ha un vantaggio nei confronti di qualsiasi altro paese al mondo. E questo vantaggio è che ogni regione dell'Italia è zona vitivinicola, quindi esprime il territorio. Il territorio della Sicilia è diverso dal territorio dell'Alto Adige o diverso dal territorio del Piemonte. Quindi unire 150 etichette di tutti questi territori, che possono essere macrozone come la regione, microzone all'interno della regione, penso che sia di fondamentale importanza, perché dà questa l'immagine dell'Italia e ovviamente anche all'esterno l'Italia ha queste sfaccettature che la rendono particolare. Bene, idea eccezionale, perché esistono da noi vitigni che in qualche modo hanno fatto l'Unità d'Italia, perché li troviamo quasi, direi quasi tutto il territorio italiano, sia nei bianchi che nei rossi, e il fatto di poter avere anche sull'applicazione unire con queste 150 cantine sicuramente è un qualcosa che può dare un plus valore all'applicazione stessa, ma anche valorizzare il lavoro fatto da queste cantine da 150 anni a questa parte. Le varie unità culturali che compongono il nostro paese hanno da sempre un fil rouge che le unisce e che deve rimanere vivo e forte per i prossimi anni, quindi l'Unità d'Italia va sempre celebrata. Direi che il vino ha dimostrato di poter creare una unione di intenti dal nord al sud, in un settore che ci potrà distinguere sempre di più negli anni. Sì, io credo che nonostante le divisioni che qualcuno vuole evidenziare, c'è un forte sentimento di italianità in tutti noi. Le bandiere che ho visto sventolare il 17 marzo, devo dire, non mi hanno sorpreso.
le vedo ancora sventolare e questo un po' mi sorprende, quindi significa che forse questo orgoglio al quale tu ti riferivi all'inizio è presente nel paese e semmai dobbiamo alimentarlo con operazioni anche politiche intelligenti e che diano agli italiani ancora più voglia di sentirsi e di dire di essere italiani. Sembra una bellissima idea innanzitutto, poi queste celebrazioni dei 150 anni, siccome per celebrare i secondi 150 passerà un po' di tempo, la ritengo che continueranno nei prossimi anni, quindi non si chiuderanno con il 2011 e quindi è un seme che viene gettato adesso e che potrà dare sicuramente grandi soddisfazioni. Ma mi sembra che sia una buona idea perché noi le abbiamo in abbondanza 150 vini molto rappresentativi, quindi mi sembra un'idea giusta, perché anche voi in Calabria avete una serie di vini molto interessanti, quindi sicuramente anche uno calabrese si sta bene dentro. Bellissima idea, l'importante è che rappresentino l'essere enologico.